PeopleSci Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Bene, oggi percorsi di nuoto di nuovo alla Lamezia, perché insomma ogni settimana ci sono degli eventi importanti. Settimana scorsa i campionati indoor nei regionali, quest'anno indoor giovanili, perciò altre presenze di tanti ragazzini qui alla Lamezia, oltre 300 presenze per quanto riguarda atleti, più un bacino d'utenza di genitori che è enorme, perciò questo fa bene alla città. Dopo la visita di Barelli, questo significa che la Federazione Italiana Nuoto considera la piscina, la struttura della Lamezia, un punto importante per quanto riguarda lo sport natatore in Calabria, Simone? Questo sì, diciamo, lo abbiamo visto sia nella visita formale, dove è chiaro che va ringraziato il lavoro del Comitato e del Presidente Porcaro per aver portato a visita il massimo vertice dell'espressione del nuoto italiano, che è il presidente Paolo Barelli, che comunque ha avuto modo di vedere nei fatti come poi la potenzialità e anche il lavoro che è stato fatto in questo impianto può avere un seguito, e oggi ne abbiamo le prove perché ospitiamo comunque un evento di carattere regionale. Oggi vi è presente l'espressione del nostro del nuoto del mondo degli esordienti del territorio regionale. E per noi anche una soddisfazione, perché non solo da un punto di vista dei gestori ma anche dei risultati sportivi stiamo continuando a esprimere il nostro potenziale di crescita della squadra, che è un potenziale importante. Simone, dopo tanti anni, diciamo ormai sono quasi 5 anni di gestione Arvalia, diciamo che la politica è stata pochissimo o l'amministrazione vicino ai vostri sacrifici. Qua si vede anche un movimento di amministrazione, si vede la partecipazione del sindaco in ogni evento e non solo. Quanto è importante per Arvalia, per una struttura, per una gestione privata, la presenza dell'amministrazione comunale all'interno di un impianto sportivo? È fondamentale, di fatto, perché un impianto pubblico deve poter avere nell'amministrazione pubblica il primo partner che deve, in efficienza e in risultati, deve poter capire che un'organizzazione di questa natura implica necessariamente impegno amministrativo. E oggi possiamo finalmente poter dire che con una stabilità amministrativa riusciamo a ridare un nuovo Natale all'impianto, che da subito è diventato subito un impianto che è stato messo nella centralità dei progetti federali per la crescita del movimento. Questo negli anni passati è stato difficile per attività commissariali, che hanno comunque ovviamente non lavorato sulla socialità e sullo sviluppo delle attività, ma hanno portato avanti altri tipi di, diciamo, di gestione politica. Oggi possiamo dire che c'è una visione di ampio respiro, possiamo programmare e anche creare eventi che possono portare indotto e socialità al territorio lametino. Parlavi di Baricentro. Baricentro, io ho sentito alcune famiglie, importante la mezza perché è raggiungibile da tutte le parti della Calabria in un'ora, non ci sono tanti sacrifici per le squadre, meno costi di trasferte, e questo, diciamo, fa vantaggio alla piscina, a questa bellissima struttura. Il lavoro che stiamo facendo e che oggi, diciamo, rimette a seguito il nostro progetto gestionale, vede proprio nell'impianto di Lamezia una centralità, che oggi è una centralità regionale manifestata da una serie di candidature dell'impianto a ospitare eventi regionali, ma nel seguito potrà avere sempre un respiro più ampio, perché comunque il territorio di Lamezia, per propria logistica, si trova in una posizione baricentrica a un certo tipo di territorio anche nazionale, e per questo secondo me dobbiamo sempre lavorare per portare sempre di più l'asticella della competitività del nostro territorio anche fuori dal territorio regionale. Grazie Simone Bernardini, direttore tecnico della piscina comunale della Lamezia Terme, in bocca al lupo per un buon proseguo da percorso di nuoto. Grazie, in bocca al lupo, Crepi.
Insomma, Maurizio Merlara, diciamo consigliere fin Calabria, devo dire che ormai è abituè dalle piscine della Mesa. Oggi un altro grande evento dopo la venuta di Barella e degli indoor che sono stati effettuati qui nella piscina comunale di Lamezia Terme. Sì, oggi è proprio come dicevi tu un grande evento, c'è il Grand Prix Esordienti che tirerà fuori i più forti atleti calabresi esordienti A. Sì, siamo sempre presenti qui, questo è l'incarico che mi hanno dato come consigliere regionale, per cui mi trovi sempre qua, insomma, a disposizione della federazione, a disposizione dei ragazzi e delle società. Quanto è importante le piscine? Qua alla Mesa abbiamo due strutture, diciamo queste più al pubblico, anche quella della Marinella dove c'è un'altra società sportiva. Quanto è importante avere delle piscine nel centro della Calabria qui a Lamezia? Guarda, è importantissimo perché ci permette di poter portare le manifestazioni in maniera da poter dare la possibilità a tutte le società di avere la stessa distanza, per cui noi organizziamo a Reggio, a Crotone, eccetera, eccetera, le manifestazioni, però sicuramente Lamezia, essendo centrale, ci permette di essere equi con tutte le società sul territorio. Settimana scorsa abbiamo avuto la presenza del presidente nazionale della FINIF, Barelli, Paolo Barelli. Insomma, quanto è stato importante la sua presenza a far visita ufficiale alla Federazione Italiana Nuoto Calabria? Ma io direi che è stato importantissimo perché ha portato un messaggio forte da parte del nazionale che ci tiene al nostro territorio e comunque diciamo sul territorio è riuscito anche a far visita alle società proprio per far sentire la vicinanza della FIN centrale al territorio calabrese. Un'altra società di Catanzaro, il gruppo atletico sportivo di Catanzaro, parecchie squadre oggi da Catanzaro sono venuti qua, insomma, com'è l'impressione fare le gare, gareggiare qui alle Mesi in questa struttura? Allora, io sono lametino ma lavoro al gruppo atletico sportivo, finalmente riprendiamo alle Mesi a fare queste gare, una struttura meravigliosa. Una struttura che è al centro della Calabria, quindi è un evento importante, insomma, era importante ripartire dalla Mesa Terme. Quanti atleti hai portato oggi? Noi ne abbiamo 18, siamo una squadra in costruzione, una squadra che ha iniziato quest'anno con me un nuovo progetto, quindi ci siamo posti degli obiettivi nel lungo periodo, 5 anni di progetto e speriamo, insomma, che le cose vadano bene. In bocca al lupo. Lunga vita al lupo. Altra squadra arrivata dalla Calabria, in questo caso Rende Nuoto. Rende Nuoto che, diciamo, è una squadra giovane che sta ottenendo ottimi risultati in campo regionale, non solo. Come sta andando oggi qua alle Mesi Terme? Sì, e noi siamo una squadra molto giovane, una delle più giovani tra quelle della Calabria, però stiamo crescendo molto, siamo molto soddisfatti del lavoro dei ragazzi che continuano ad impegnarsi sempre e stiamo ottenendo ottimi risultati. Poi sono momenti molto belli per tutti perché il nuoto è sempre un po' in secondo piano, però vedo con molta soddisfazione che comunque un movimento ancora è in atto e soprattutto da parte dei giovani sono sempre entusiasti, si divertono, fanno il tifo per i compagni e questo è l'importante a questa età, divertirsi. Quanti atleti siete presenti da Rende oggi qui alla Mesi? Oggi siamo circa 22-23 atleti. In bocca al lupo. Viva il lupo. Bene, è un grande allenatore, possiamo dire, qui alla Mesia del nuoto italiano, è Carlo Kelly. Io lo definisco sempre uno scopritore di talenti. Infatti dal nord scende giù per scoprire talenti. Appartenente oggi alla squadra da Rinazzi della Mesia da poco tempo, però dobbiamo dire che i risultati stanno già arrivando, Carlo. Sì, effettivamente i risultati stanno arrivando, anche se per ora, insomma, sono pochi mesi che stiamo cercando di far crescere un po' questi ragazzi lametini. Il nuoto calabrese è un nuoto che dal punto di vista giovanile propone, insomma, una discreta varietà di giovani atleti interessanti. Certo, ci sarebbe da fare un ragionamento un po' più compiuto per cercare di trovare sistemi attraverso i quali
far crescere questi tanti bambini che stanno facendo nuoto, in modo che continuino un po' di più e con maggiori ambizioni nella loro carriera agonistica, che troppo spesso si interrompe in età davvero molto molto giovanile. Carlo Kelly ha allenato, possiamo dire, grandi atleti della nazionale di nuoto, partecipante alle Olimpiadi mondiali. Qual è la differenza allenare dei giovani su a Livorno e dei giovani in quella mezza? Quali sono le difficoltà e anche il piacere di allenare qui in Calabria? Allora, a onor del vero, noi abbiamo fatto crescere come squadra, come società sportiva, la Nuoto Livorno, numerosi atleti che da giovani sono diventati atleti affermatisi in campo nazionale e internazionale. Non io direttamente, ma io insieme a una squadra di tecnici che era molto molto rodata e preparata. Ci sono evidenti difficoltà, ma difficoltà non tanto legate all'ambiente o alle strutture, quanto legate a un modo di crescere, a una mentalità che qui va ancora costruita e formata, perché altrimenti senza quella mentalità è un po' difficile arrivare ai grandi risultati. Carlo, com'è l'esperienza con la Rarinantes La Mesia? L'esperienza con la Rarinantes è molto buona, un bell'ambiente, giovani molto molto attenti e desiderosi di migliorarsi, quindi positiva. I risultati di oggi fino adesso? I risultati di oggi sono buoni, però insomma la stagione è ancora tutta in divenire, quindi per arrivare agli appuntamenti importanti mancano ancora un po' di mesi. In bocca al lupo, Carlo. Grazie, Crepi.